I dati che noi forniamo oggi dimostrano in maniera incontrovertibile che la sanità in Piemonte è migliorata. È migliorata sotto l'azione del nostro governo. È migliorata perché noi abbiamo un raffronto tra il 2012 ed il 2009 con riferimento a tutta una serie di interventi, di patologie da un lato e di interventi che testimoniano come gli indici di mortalità in tutti questi casi che sono stati presi in considerazione da un lato sono diminuiti e come anche la risposta di intervento del Servizio Sanitario regionale è diventata più efficiente. E a margine faccio anche un'altra considerazione. Deve partire il meccanismo dei costi standard. Questo meccanismo prevede che vengano individuate 5 regioni come punto di riferimento e poi nelle 5 regioni vengano scelte 3 regioni come più performanti. Come si individuano le regioni più virtuose dal punto di vista dei costi standard? In due modi. Il primo parametro è quello del livello di servizio reso, cioè la qualità del servizio reso. La qualità del servizio non è che viene certificata da noi o viene certificata da nostri amici, ma viene certificata dall'AGENAS, che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. E l'AGENAS ha classificato il Piemonte come quinta regione, quindi siamo tra le regioni al top, siamo le regioni tra le regioni più virtuose. L'altro aspetto è legato al costo. No, d'accordo, la regione Piemonte è una regione virtuosa perché i servizi vengono effettivamente resi ai cittadini. Il problema è che la regione Piemonte è sotto piano di rientro. Per questo motivo anche il secondo aspetto legato al costo è un aspetto che gioca a nostro favore e quindi proprio per questo motivo io ho chiesto in sede di conferenza di presidenti da un lato di far partire subito i costi standard perché noi non abbiamo niente da temere essendo virtuosi e avendo dal punto di vista della qualità essendo anche virtuosi dal punto di vista come dire dei costi perché il piano di rientro l'abbiamo sottoscritto, lo sappiamo e lo stiamo rispettando. L'ultima considerazione. Io voglio essere obiettivo, non è che dico che è tutto merito della riforma, eccetera, eccetera, però vorrei dirvi che veramente la riforma è la strada giusta. La sanità va riformata nella direzione che stiamo seguendo noi, perché viene riformata così dappertutto, non solo perché, non perché abbiamo scoperto chissà che cosa, no? Perché bisogna riformarla così. Perché gli ospedali, tanti ospedali sono non solo inutili, attenzione, sono dannosi, sono pericolosi. I piccoli ospedali che non hanno le caratteristiche necessarie sono pericolosi, dannosi, fanno morire la gente. E c'è bisogno invece di concentrare in ospedali grandi e in ospedali più possibili in rete e c'è bisogno ovviamente di potenziare la sanità di territorio e la sanità cosiddetta post-acuta. È tutto per quanto riguarda il nostro spazio informativo, grazie per averci seguito, una buona serata, un buon fine settimana.